facciamo una bella foto panoramica. Chi siamo noi? Chi siamo noi? Chi siamo noi? Siamo la coppia? Che scoppia? Che scoppia? Più scema del mondo. Oh, che hai fatto sta foto? Sto a fare un video, no? Ah, che ne so. Ah, dammi un bacetto. Faccio la foto, faccio lo screenshot, dai. Faccio spontaneo, però. È vero, non faccio screenshot. Le montagne ancora annevate, oh. Là sul campo Staffi. Ancora annevate lassù, pensa che roba. E mo scendevo nella valle, la valle del Treia, fiume, no, la valle dell'Aniene. Beh, questa comunque è la valle dell'Aniene, a prescindere. Se te sta bene o no, non lo so, ma non è che ho inventato io la valle dell'Aniene. E ci cammina il fiume Aniene, poi vediamo se troviamo un posticino figo da potersi mettere on the road. Guarda, sembra una cartolina, sembra, oh. Il paesetto lassù in cima e la neve sulle montagne. È una cosa da cartolina. Posso veramente, veramente eccellente. Poi toccava da fare una fotografia. Questo è un agriturismo che ci avevo mangiato qualche anno fa, si mangiava benissimo, era un sacco carino. Poi non lo so, sono passati tanti anni. Ma tanti tanti, mia moglie c'ha tutti i capelli sua. Se sono aggregati in altri due camper strada facendo. Lo diceva pure Claudio, strada facendo. Si aggregano. Vabbè, stiamo alla ricerca del posto, sempre come avevamo detto prima, un posto stiamo a ricercare, ricerca, ricerca. The Wild c'era tanto, ora noi cerchiamo quello più... Sono i posti per fermarsi che ci stanno, hanno transennato tutto, sti cagacazzi. Ah, va. Della Santissima Trinità, stiamo a passare a Valle Pietra, che è il paese, e poi cominciamo a salire, dobbiamo arrivare lassù. Il sole è bello, sarà un attimo, sarà annuvolato. Questa è tutta Valle Pietra vista da qui c'è l'adesivo, qui c'è lo specchio, qui ci sono l'alberi, tutta Valle Pietra, tiè. Guarda che spettacoletto, guarda qua. Arriverà, la nave arriverà. Ti stai annoiando, Rumi? Ci voglio di far merenda, Rumi? Lucia pezza, Lucia devi pezza! No, stai a bieta, stai! No, vabbè, non vabbè, però guarda dove ha portato Chicco tu! Oh. Dai, ora dove ha portato Bella, sì! Yeah. Una strada un po' distressata! Hanno fatto l'asfalto circa 20 anni fa, prima non c'era, era tutta sterata, tutta la strada, una mulattiera bianca era. Però non gli fanno tanta manutenzione, no, si zero, vede che... No, tanto. Zero, sì, zero.
anche perché prima era battuta chi i Purma che portavano al santuario, ma i Purma gli hanno cambiato il percorso, perciò l'inverno la tengono proprio chiusa. E il periodo estivo forse fanno un po' di manutenzione, o forse no, però adesso stiamo aprile ancora manutenzione, nata de nata. Ma io non credo che sia stato rotto. Non ci sono stati levati. Siamo arrivati, vedi tutte le bancarelle chiuse, vedi, ancora tutto chiuso, meno male, così non ci sono cagacazzi. Parcheggio del santuario della Santissima Trinità. Quando c'è da pagare si paga, ovvio. Oh Simo! Mi sono scordato di mettere fuori. E che a voi cavallo pazzo! Manuela! Ma mo ci vedo che se ne vanno! Se ci hanno visto, se ne vanno! Ah, fatto il giro mio, guarda, paro paro! Questi prati io non mi ricordo! Non ti ricordi i prati? Oh, ti metti a testa io non scendo, eh! A scendo dove? No, non mi rompete il cazzo, io non mi rompete il cazzo! Ma tu hai detto che devo riannare i prati dalla Santissima Trinità? No, 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 ferma, io ho detto al fiume, io ho detto al fiume, che poi volevate, mi facevi fare, hanno chiuso un pezzo, io lì, con tre campi che si sono fermati nella giornata. L'ho lampeggiato, ma hanno chiuso, non so perché hanno chiuso. Sì, però io lui quando ti ha detto, se entriamo là, ti manna la sua Santissima. Ma tutti con me, ma la prendete. La Santissima devi camminare, infatti a te dicevo, ma tu la manna dietro casa, la Santissima te cammina. Ah, ma te la ci mangia a queste con 100 km. Non il gas? Io ho finito il gasolio, come ce l'andavo? Mi si è acciucciato mezzo secolo. La Santissima, Marco. Ma infatti facendo il gasolio. Ah, ok. Sta buono, non mettersi video su YouTube. Che bella maglietta, no? Questa la devo mettere. Io mi ricordo che era un posto tranquillo, poi è arrivato quello. La tranquillità è finita, eh. Quello, cavallo pazzo. È arrivato lui, la tranquillità, era un posto tranquillo questo, ora che stavo là. Allora, partorito, se parcheggiamo qua e stanotte staziamo qua, poi domani decidiamo, perché qua c'è il segnale del telefono, c'è i fighi che stanno in giro, perciò non mi posso mettere dove non c'è il segnale. Se acchittiamo qui e stasera vediamo quello che se famo, se riusciamo a rimediare un po' di legna, qualche cosetta, e domani nel caso se spostiamo e se ne andiamo qua sotto sui prati, se no possiamo tranquillamente rimanere qua. Questo posto ci ho dormito una sera col bufalo da solo, io e Africa. Proprio mi metto proprio lo stesso identico posto, eh. Così non ci sbagliamo. Perché ci vuole orecchio! Oh! Ovviamente qua la sera è tutto illuminato, qui non c'è buio per niente, ci sono questi lampioni che sono sempre accesi, anche se è tutto chiuso che apre a maggio, perciò...
siamo in work in progress, si cominciano a cucinare i fagiolitti e stiamo a far soffritto. Guarda che bosco che c'avevo qua, non c'è nessuno, tutto chiuso. Allora intanto partiamo con il fuoco, no? Sì, il fulare è quello che porto io, brava, padella, mi prepariamo l'aperitivo. Diciamo la gatta che chiaramente come sempre sta. Che fa la gatta? Al tavolo? Eh beh, io direi di sì, eh. Dai, che il tuo c'è il grosso. Mamma mia. Che cazzo di? La pasta al fuoco? Ma se fa male l'aperitivo con questi fagioli che si mangia? Ora rifamo un'altra torta alla cazzata. Va bene, famo un pochetto, dai, non esagerare, la metà. Preparativo dell'aperitivo, pizzetta in callo. Questa è una cosa sciccosa. Scicca, non è per gente come noi quello, eh. Il peperoncino, vabbè, non sta per farlo tutto, dai. Sei sprecato con la... Ah. Io ho quelle del nocciolate. Ha la schietta piccola dato poi. Io c'ho i carciofini. Un paio di altre volte. Che ci hai comunque messo? Buoni, non dico niente, ma se dovrei vincere il Superenalotto, se non mi fate niente, ho proprio un cazzo un vedone. Ah sì, vuoi il nipote? Io no, adesso è presto. Aspettate, per favore. Ti immagini quando mi chiamano nonno nati liberi? Nonno liberi? No, no, non mi ci vedo proprio. No, cambia proprio, cambia la sinfonia. No, mi sento troppo vecchio. Dai, cambia la sinfonia, dai. Non lo so, però. Lo fanno. Ma non era vino? No, è birra. Tiè, a biretta, fagioli sono pronti. Questa è la cena dei poveri. Alla Caritas siamo andati stasera. Stai a brindare, Manuè? Qui mi andiamo a fuocare la bottiglia però, eh. Dai, eh. Siamo con i lupi. Lupi e orsi. Stasera pieneranno aperto il campetto sicuramente. De Gabriele. De Gabriele, bam. Io guardo e dico ammazza che animale che è Gabriele. Guarda come gli sta a dar giù come una nuova birra. Va bene? E dopo aver mangiato, eccoci qua. Ci stiamo a scallare il fuocherello. Come i vecchietti, capito? Aspettiamo tutto l'anno estate, poi quando arriva la primavera veniamo in montagna. Ma ancora non è caldo, ma manca il mare. Sì, sicuramente. Vabbè, stiamo a 1500 metri. Sì. Quello ancora magna, ha cominciato che era nei 7. Il strai della lotta. Eh? E c'era il sole. È un gran fio della mignotta. Tu sei fermato. Lo so. Io c'è voi. Sul piazzale? Quello dove siamo andati.